Mi hanno invitato in sede VR46 e ho pensato di portare con me Marco, che è fanatico di Valentino Rossi. Ciao Filippo, io Valentino non so neanche chi sia, non ho veramente nulla di suo. Andiamo a trovare Valentino Rossi? Anch'io per andare a Valentino, cioè, nel senso, sborso anche i milioni. È a Monza, mi sembra. No, è nata a Puglia. Testata, vecchio. Che Ciao bello! Ciccio! In che città siamo? Pesaro. Pesaro. Come, in che città siamo? Ma sei Phil? Può essere. Non ci posso credere. Andiamo a trovare Valentino Rossi, vecchio. Sì, piano, magari non c'è. So che ha smesso di guidare, cioè di Di andare. guidare. Cioè, Andremo alla presentazione della nuova livrea del team di Valentino. Tu sai cos'è una livrea? ho fatto la scuola inglese, non so cosa sia una livrea. Ma che cazzo vuol Sei dire? stra preparato, sai più di me di stra. Vecchio, ma cioè, sai cosa vuol dire per me Valentino? Cioè, per me sarà emozionante, per te. Oh sì, bello, è tutto giallo qua, è tutto giallo! Però vecchio, se c'è Valentino, che tu non sai neanche chi cazzo è! Non è vero, ma non Cioè, è quanti vero! mondiali ha vinto? Non lo E so! allora? Questo sarà il tuo cappellino. No, quello giallo che sembro il fan numero uno. Vecchio, quello No, che io quello pensa. grigio un po' più No, minimal. vecchio, l'ha fatto da boomer. No, Ciao Valentino! no! Fratello, cazzo, questa camera è uno sballo! Quanto sei contento? Adesso ti scopo. Bello però il bagno. Ti sei fidanzato solo? No, è che mi ha lasciato. Ah. No, dai, mi spiace. Cazzi suoi, vecchio. Colpa mia. No. Figurati, perché tu hai Vecchio, mille mi ha lasciato qualità. lei, Ma ci sarà un motivo perché ti lascia, no? Sì, ma non te lo dico davanti a 900.000 persone. Vabbè, dai, dimmi. Ma sei due veneti a Milano, dovremmo parlare in Veneto. Ma tu non sei il Veneto. Parli tu per me. Ti insegna qualche parola, sì, ok? Che macchina di merda. Perché hai preso i sedili bianchi? Perché ti senti più nel futuro. Allora, cazzo, amico, metti Google Maps. Amico, cazzo, andiamo a Ranch, c'è uno sballo. Cazzo fai, vecchio? È la sua pista, vecchio. Sì. Sono un po' emozionato, vecchio. Prego, signori. Grazie. Grazie. Che roba, vai. Ci stiamo entrando al ranch! Ma che figata di posto è, vecchia. Se gli andiamo addosso, dobbiamo fare la consultazione mentre nel ranch di Valentino. Minchia, vecchio, ma non ti rendi conto? Non porto il monoposto. Ma sei scemo? Porco Dio, vecchio, questo è un sogno, vecchio. Lasciamo un segno del nostro passaggio. Riga questa macchina. Di tutto 90 ettari solo, quindi immaginate che qualsiasi cosa che vedete è il ranch. Ma questo è il nostro famoso ranch, lo usiamo per i ragazzi dell'Academy per fare gli allenamenti. Che figo. Un garage così, tra un po', eh. Perché qui abbiamo 50 moto al ranch. Ci sono Poi. delle piste dove girano, dove vanno. Naturalmente ognuno ha la sua moto personalizzata. Che figo. Loro di solito il sabato fanno 3 run. Invece là, quei dossi, è quella l'altra pista cross. E loro cosa preferiscono? Ma loro basta che si abbiano un motore. È un parco giochi alla fine. È un parco giochi molto costoso. Questo giro qui non è che lo fanno in tanti, eh. Diciamo che avete un privilegio importante. Sera ci ritroviamo qua. Poi è bellissimo. Qui dopo la sera vengono a mangiare insieme. Le prove del sabato vengono riprese con la telecamera. Quindi la sera loro se le riguardano. Commenti, cazzate, no? Sei un coglione, hai fatto quello, hai fatto Sì. qui. Cioè, quelle così. Poi le gare, il punteggio. Vale, tu le scegli, dopo scrive. Che figo. Che niente fatto al caso, capito? Il simulatore, c'è cioè la classifica del simulatore. Ah, Perché che no, ogni figo. cosa è la competizione, capito? Quando giochi a sembra che è il campione del mondo, perché si scannano. Personalizzato. È chiaro che discorso per tante Ovvio. cose così. È che stai a tirare per tirare le bambole, eh? Tutto personalizzato, ogni come che delle modifiche. Sì, veramente, ho visto. Sì. Bel podcast qua, Muschio Selvaggio VR46. Pasini, Simoncelli e Vale. Essendoci una foto, è stato fatto un quadro. Pensano alla pista com'è, cioè una cosa, hai capito? Non avendoci una foto che non l'hanno fatta. Sì, certo. E quindi è un po' come è nato tutto il discorso, hai capito? Questo è il nostro Renzi. Incredibile, cioè questa cosa qui l'abbiamo fatta io e te. Ma non è che hai un pass o qualcosa per entrare qua dentro? Un cazzo da pelle d'oca, tipo. Quando siamo entrati in uno spogliatoio, ho visto lì a sinistra la tuta di Valentino. Sì, già ti immaginavo che eri tutto casato. C'è una roba da la pelle d'oca, capito, qui dietro che. Ma che Ma c'è roba!
quello è il parcheggio. Sì, il parcheggio sulla Valentina. Questo qua è il parcheggio di Vale a tutti gli effetti. Quando lui arriva qui, che sia in moto, sia in macchina, lui parcheggia qua. Anche noi stessi a volte capiamo se c'è o meno perché lui ha parcheggiato qui. Palese che lo faccio anch'io nella mia foresteria. Poi chiaramente abbiamo cercato di adornarla con quello che è un po' il nostro mondo. Quindi abbiamo costruito questo Wall of Fame, tutti i podi barra mondiali. Che figo! Trofei team. E qua è l'ufficio più interessante perché è l'ufficio di Vale. Lui viene personalmente per fare meeting con partner a 360 gradi. Non è uno showbike, ma è la moto vera che ha corso. Quindi potremmo anche accenderla. Voi brilla, ho toccato l'acceleratore. Cazzo, che è quello che ha toccato Vale, che vedete qua c'è qui. No, che emozionante. 14-11-2021, il giorno in cui Valentino si è ritirato. Quanto fa? Ogni quanto cambiano i cartelli? Il cartello condiviso 46 viene messo solo durante la settimana di Misano e ce li fottono sempre. E dovresti iniziare a venderlo perché la gente inizia anche la macchina del caffè per iniziare. Cioè, partito in quarta, adesso ho comprato tutto il negozio. Quindi, dammi un po' di tempo. Vale, posso lasciare una. Vale, io forse non ci sono. Ma io sono abbastanza senza parole. Sai cosa c'è stasera? L'evento di Aeroprism. Là dentro ci sarà la presentazione. È appena arrivato il fratello di Vale. Sì, tipo è entrato, fa ciao a tutti, io ero tipo... Piacere figlio. Guido. Sai come quando arrivi ad un compleanno di una persona che non conosci? Se sono qua c'è un motivo. Casuale, ma c'è un motivo. Let's go guys! Minchia, questo li vendo a 37 euro un sushi a testa.